Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura dove vedrete che io sono tipo primo per 1 miliardo di punti, perché qua quest'anno dura una marea e gli altri non fanno punti, non fa tipo 1060, mamma mamma mao. E abbiamo fatto anche un bel po' di cose, qua siamo quasi a livello 28 di coraggio, veramente tanta roba, a livello 55, insomma, veramente siamo abbastanza messi bene. Lo dico io, e se lo dico io, lo dico io. Ovviamente non parte la musica perché devo fare queste cose. Se nel gioco ogni tanto si bugga la musica, un modo per togliere il bug è ritornare su questa schermata. Dopo poche secondi dovrebbe ricomparire la musica. E infatti, eccola qui. Sì, no, ho premuto questo, ma in realtà non era mutato, ragazzi. Ma ragazzi, non perdiamo altro tempo. Dobbiamo continuare. Qua mi dice ogni volta missione secondaria, c'è quella lì nuova, un taccuino, ma ne ho abbastanza i taccuini, se vedi bene, quindi non mi interessa. Ma ragazzi, bisogna andare alla riunione della squadra. Ragazzi, forse, e dico forse, è la volta buona, visto il titolo del capitolo, Sky la stella, che sappiamo qualcosa su Sky. Secondo me, Sky ci nasconde qualcosa. Non so esattamente cosa, non lo so, però ci potrebbe nascondere qualcosa. Che cosa? Bisogna scoprirlo, assolutamente. Mamma, mamma, mao. C'è lui che è fuori dalla sede lì così che non ci vuole parlare, ci odia probabilmente, e poi ci sono loro. Allora, si sa a chi dovremmo affrontare? Inizio a farmi prendere dall'ansia. Vabbè, un attimo, abbiamo appena finito una partita, che cavolo, cioè, stranzollo. Come te la passi, Rocky? Sei stato impegnato? Ma sì, a fare mla mla con Penny, che però non mi caga, quindi boh, non lo so. La Bina dice che devi lavorare sulla tua tecnica di impugnatura della mazza, ma che hai molto potenziale. Lo so, sono il più grande spezzacantese, mi spezzo anche le mazze, cioè, veramente, dai. È ora di un momento di vivificazione, Orion? Spero proprio di no. Di solito non ne vado matta. Ma un momento di celebrazione ci vuole proprio dopo la nostra vittoria nella prima partita delle case. Soprattutto per te, Sky. Non hai mai giocato meglio. Brava, Sky. Aspetta solo di vedere la nostra prossima partita. Secondo me si sta allenando di brutto per un qualche motivo strano. Magari ha trovato qualche squadra che fa la selezione, boh. Proprio così. È ora di iniziare i preparativi per la nostra seconda partita delle case. Abbiamo appena finito quella prima, con calma, cioè dammi un attimo di tregua. Contro Corvo Nero. Corvo Nero, la RAF. Bene, ma non benissimo, insomma. Battitore contro battitrice. Qualcuno batte? Non io, purtroppo Penny non mi vuole. Siamo pronti per una partita contro di loro? Abbiamo vinto l'anno scorso contro di loro, vinceremo anche quest'anno. Dobbiamo esserlo. Con la nostra vittoria nella prima partita delle case abbiamo inviato un messaggio forte ai nostri avversari. Vincere con un punteggio di 260 a 110 è un grande orgoglio. Sarebbe bello che si potesse un pochettino scegliere questo punteggio, cioè magari in base a quanto punteggio facciamo, cioè nel senso se io faccio 3 perfetti magari che ne so, nel gioco sono 30 punti. 40 punti, 50 punti, se invece magari ne faccio uno solo e gli altri ne faccio male, magari. Avete capito, no? Magari non so, un perfetto vale 50 punti, un bene vale 30, un gnè vale 20, cose così. Sarebbe carino, che dite? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Alla fine l'importante è vincere la prossima partita della Coppa dei 15. Beh, alla fine l'importante è vincere tutte. Gli abbiamo soffiato il titolo di campioni della Coppa dei 15, vorranno riprenderselo. E comunque in tutto questo vorrei dire che è impossibile per la trama. La trama originale di Harry Potter Westminster, cioè di Harry Potter, dice che se non erro, nei 7 anni precedenti all'arrivo di Harry Potter, la casa che ha vinto era Serpeverde, se non erro. Anche la Coppa delle Case, dico. Oh, cioè la Coppa di Quidditch. Quindi, tipo, magari dovrebbe vincere comunque. Però vabbè, questa cosa ci possiamo accontentare. Hanno i migliori battitori di Hogwarts. Non so se possiamo eguagliarli. Oh, Sky, cioè, ci sono io qua. Sono qui presente. Tu sbuchi che eri dall'altra parte. Non senza il futuro miglior commentatore professionista di Quidditch. E sicuramente non senza. Oh no, la ba. No, 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 quella no. Strategie, sfraccia battitori. Straccia battitori. E comunque tu non dovresti essere, tipo, imparziale?
Murphy ha accettato di prepararci per la prossima partita. Ascoltate attentamente perché vi dirò tutto quello che dovete sapere sulla strategia per contrastare i battitori. E tutto questo mi costerà la bellezza di 3 orette di energia, tanta rubina pensavo peggio. Un bolide colpito da un battitore può colpire da qualsiasi angolazione. Ma dai, davvero, non lo sapevo, wow! Inchinatevi alla saggezza di McNewley. Se siamo tutti battitori, anche i nostri avversari sono tutti battitori. Sì. Forse dovrei chiedere a Murphy come stracciare le strategie straccia da battitore. Come dici? Scusa? Perché ci concentriamo solo sui battitori? Per farti sentire la pressione sociale, Rocky. McNewley e i suoi calcoli. I calcoli non vincono le partite. Verissimo, però aiutano. Se non potete evitare un bolide, dovete cercare di attutire il colpo. No, anche questa è una grande genialata, cioè capitano ovvio. L'83,7% di quello che vi dico è efficacia al 73,4%. Ok. Seguite questa strategia per aumentare del 67,3% le vostre probabilità di sconfiggere un bolide o un battitore, non ho letto però quella roba lì, insomma. Cercate di mettervi dietro alla RAF quando prende di mira i bolidi, perché ha un buco nero nella vista, tipo ha un problema di vista o qualcosa del genere, non mi ricordo. Inchinatevi che abbiamo già letto, ragazzi, mi sa che siamo anche arrivati alla fine. Un bolide colpito da un battitore, sì. Forse dovrei chiedere sì, mi sa che abbiamo letto tutto. Vorrei andare a rileggere, se fosse possibile, la lavagnetta per scoprire quella cosa che non sono riuscito a leggere, ma non è molto facile ultimamente fare le cose che gli sviluppatori non vogliono che facciamo. Questo abbiamo già letto, dovrebbe essere questo, no? È quell'altro. Probabilità di sconfiggere un battitore, ma era l'altro, l'altra cosa, era mi sa l'altra, vero? Era quella, perché no, era quella, un battitore al posto del bolide, sì. Abbiamo letto tutto, ragazzi, andiamo a prendere le 5 stelline che ci spettano di diritto e i 5 punti della casoccia. Mamma, oh, ragazzi, andiamo avanti. Oh, eccoci qua. Queste tattiche ci aiuteranno davvero a vincere la partita delle case? No. Corvo Nero avrà anche i battitori più tosti del momento. Ma se seguite alla lettera questa strategia avrete il 53,8% di possibilità di vittoria. È un pochettino bassa. Cioè, io dubito di questa cosa perché è bassa. Cioè no, aspetta, temerla, potrei temerla perché... Mi sa che la cosa migliore da fare secondo me è dubitarla. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa avete scelto voi. 53,8? Come fai a sapere di aver ragione, Murphy? Perché non dovrei aver ragione. Non è da molto che giochi come battitore. Questo è vero. Quali sono le probabilità che possiamo terminare questa riunione e tornare in campo? In effetti è giunto il momento per la nostra squadra di riunirsi in campo. Ci sarà più di una sorpresa oggi. Ah sì? Quale sarà questa sorpresa? Non lo so. Tutto questo parlare dei battitori mi sembrava un po' personale. Sì, era decisamente personale. Ragazzi, c'era anche noi. Dai, Rocky, basta rimuginare. È ora di volare. Io sono ancora arrabbiato con te perché non mi stai dicendo la verità e mi dici le bugie. Arrivo subito. Stavo solo riflettendo. Beh, sbrigati. Non possiamo battere i migliori battitori di Hogwarts se non ci alleniamo. A battere? Non dovevo dirlo. Hai ragione. È ora di andare al campo di Quidditch. Mamma, c'è da fare un allenamento, una partita, 18.000 amichevoli, cosa c'è da fare? Fatemi sapere. Scusate, dove andate? Oi! E niente, se ne sono andati. Ma dal fatto che io non vedo nuove cose, mi sa tanto che... infatti, 2 amichevoli, 15, una ragazzi, la andiamo a fare subitissimo perché sono super tosto, super... power, super felice e veloce, e facciamola come battitore anche se è un pochettino più complicata perché tanto l'ultima volta che abbiamo fatto un amichevole era da cercatore e quindi un pochettino per cambiare le cose in tavola eccetera bisogna anche fare un pochettino così per mescolare il tutto, e se non c'è Penny giuro che chiudo il video qua in questo momento, ma per fortuna mia soprattutto c'è Penny e ora anche vostra. È una giornata meravigliosa per un amichevole di 15 con una probabilità del 98,3% di emozioni incredibili. Madonna, Boom sta per dare il via alla partita. Entrambe le squadre sembrano non vedere l'ora di darci dentro. Il
ricercatore avversario mi sta al boccino. Questo incontro è appena iniziato, ma potrebbe finire molto presto, a meno che Balboa non riesca a fermare il giocatore con un bolide strategico, ovviamente. Ma io, cioè, figuriamoci se non riesco a fare questa cosa, visto che il bolide comunque sta fermo lì. E, cioè, è veramente super... Ah, cavolino, come non detto, stavo dicendo, che figata, posso fare tre perfetti. E invece no, non li posso fare perché... perché non sono in grado di giocare a questi giochi e sono un po' pirletto. Povero me, il bolide di Balboa ha colpito il cercatore avversario, impedendo la cattura del boccino e salvando la squadra. Balboa si trova fra il cacciatore e un battitore avversario. C'è un 71,4% di probabilità che diventi una cosa emozionante. Riuscirà Balboa a spedire il bolide verso il cacciatore avversario? C'è solo un modo per farlo, con un Bludger Backbeat. Bludger Backbeat, con quel coso lì che fai all'indietro e fa cose, insomma. Io la... guardate, ora io mi diverto, che intanto c'è il tempo a fare... Porca di quella paletta, non devo farlo mai più. Piano, piano... Porca quella paletta, vabbè, ce l'ho fatta, devo smettere di fare le cavolate, perché niente parolacce che YouTube poi mi tratta male, non voglio che mi tratti male YouTube, che poi non mi fa monetizzare, non guadagno, io piango. Un bolide ha preso di mira il cercatore, questa è proprio una partita emozionante, nessun battito, qui ora dobbiamo metterci qui a prendere la mazza, e niente, faccio un pochettino il cretino, lo so, sono ogni tanto ho dei problemi e quindi io lancio cose, come lancio anche queste, la bluffa io la lancio perché, guardate, la madushka, cioè veramente top, super top, super top ragazzi, preso, sconfitto e mi dai la mazza, grazie, ammazza che mazza, qui saltiamo perché tanto tutte le solite cose. Stavo per far cadere tutto per terra, tra l'altro. Mamma, dopo una partita emozionante, è sempre bello vedere queste cose, sono questi momenti più belli. E qui dice tanta rovina. Mamma, mi sono sbrigato più in fretta che potevo. L'altra ve la faccio off camera, ovviamente. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata di Report Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E vorrei ringraziare tutti gli utenti che stanno donando per supportarmi in questo canale, in questo video. Veramente vi ringrazio tantissimo, anche perché in questo periodo ho molti problemi, in realtà soprattutto per il fatto che il mio telefono sta smattando e io devo mandarlo in assistenza, più le spese del sito si stanno raddoppiando perché siete sempre in più che visualizzate il sito eccetera, quindi devo implementarlo, farlo migliore, perché comunque sennò si diventa lento e voi siete tristi e io voglio farvi sempre dei servizi migliori, quindi insomma le spese si moltiplicano eccetera. Questo mese sono in passivo di un po', ma ragazzi, prima o poi riuscirò anche a mandare il telefono in riparazione. Che anche lì sono un bel po' di soldini. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Report Quest Mystery. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamma! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!